Siccome non sempre pubblico i video nello stesso ordine cronologico con cui li faccio, probabilmente a voi sembrerà passato meno, ma in realtà è passato ben un mese dall'ultima volta in cui ho mangiato schifezze. In video, si intende. A telecamere spente non saranno passate neanche 12 ore. Fatto sta che oggi comunque ne avevo voglia e quindi eccoci qua e beccatevi questa puntata speciale, che non avrei potuto fare ovviamente senza il buon Andrea Spingardi, che saluto e ringrazio. Grazie Andrea, sempre gentile, sempre sul pezzo. Quando c'è da regalarmi qualcosa che va a intaccare la mia salute fisica, Andrea è sempre presente. Però poi mi regala anche i CD metal e quindi io lo perdono. Ma bando alle ciance, che cosa abbiamo qui oggi? A quanto pare uno strabiliante mega pacchettone di patatine aliene di colore blu, anzi azzurro. Che è una cosa stranissima! Di robe strane nella mia vita ne ho viste tante, ma le patatine azzurre mai. Anche perché forse non sapete che in natura non esiste nulla di commestibile di colore azzurro, perlomeno commestibile per l'uomo. Quindi non ho idea di quanti cacchio di coloranti c'è. Anche senza aprire il pacchetto, anche senza guardare gli ingredienti, già posso percepire la presenza di questi coloranti, ne percepisco l'aura potentissima proprio. E quindi non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo subito ad assaggiare questi Takis Blue Heat. Sono piuttosto curioso perché effettivamente è una cosa piuttosto strana. Oh madonna, veramente sono tutti azzurri, davvero. Eccoli qua, sono come dei cilindretti. Ah, praticamente ho capito, sono le patatine arrotolate su se stesse e messe quindi a cilindro. Perdono un sacco di polvere azzurra, è la polvere degli angeli forse. Sapore strano. Ma sono lievemente piccanti. Non me l'aspettavo. Pizzicano! Ammappete! Ma scusa, ma dov'è che c'è scritto che... Ah, qua, qua! Extreme! Extreme! Hot chili pepper! Cioè, era scritto da tutte le parti, non me ne ero accorto! Quindi stavolta la piccantezza è di colore blu e non rosso come al solito. Anche la lingua sarà diventata blu. Sì, sono abbastanza buone, abbastanza piccanti, devo dire. C'è anche una nota acidula che non riesco a capire, boh, forse lime, non so. Comunque, come ormai voi sapete, io al piccante resisto benissimo, quindi potrei tranquillamente mangiarmi un intero pacchetto, che sono la bellezza di... quanto sarà? 3 etti almeno. Non c'è scritto. Ah sì, 280 grammi. Insomma, quasi 3 etti di roba coloratissima, blu, azzurra anzi. Roba azzurra, coloratissima, piccantissima. Me lo mangio tutto. Ma non adesso, non adesso. Comunque guardate quanto cazzo di colorante lascia giù, è una cosa incredibile, indecifrabile. Non riesco a resistere, mi devo leccare le dita. E pizzica ancora di più la polvere. Minchia, è tutto nella polvere. Che strane, però dai, simpatiche, simpatiche, le patatine aliene, attenzione, anzi per la precisione tortillas, perché queste sono tortillas arrotolate su loro stesse. Quindi che dire, assolutamente promosse, sono davvero particolari, cioè comunque divertenti, perché cavolo è strano mangiare qualcosa di azzurro. Sapete cosa ci vorrebbe per fare la combo? Quel vino blu che ho assaggiato in quell'altra puntata, ve la faccio comparire qua. In quella puntata speciale di Schifezze che Passione assaggiavo del vino blu e devo dire che farebbe veramente pandan con queste patatine per un aperitivo sfizioso e particolare, alieno.
Fra l'altro, se vi siete persi quel video, andatevelo a recuperare, perché voi forse non lo sapete, ma verso la fine di quel video praticamente ero ubriaco, perché c'era un pezzo che continuavo a sbagliare e ogni volta che lo rifacevo bevevo. Io avevo il bicchiere di vino e ovviamente ogni volta che sbagliavo le frasi così bevevo, poi lo riempivo, ripetevo la frase, la sbagliavo ancora, bevevo, poi lo riempivo. Insomma, sono andato avanti a bere, praticamente mi sono fatto fuori mezza bottiglia quella volta, e anche se non si vede dalla puntata, in realtà io a fine puntata ero praticamente ubriaco. Detto questo, per oggi abbiamo finito. Ancora un saluto e un grazie ad Andrea, gentilissimo, che mi ha mandato questo regalo inaspettato e anche il DVD di questo film, di cui purtroppo non si può fare il riassunto perché alla fine è un buon horror, anzi mi sento di consigliarvelo, non è affatto male. La storia è piuttosto originale, sì, oddio, per quanto possa essere originale un film fatto negli ultimi tempi che bene o male abbiamo già visto quasi tutto, però anche se ci sono dei cliché già visti, comunque sono stati rielaborati, ritrasformati per sfornare una storia che tutto sommato si è rivelata abbastanza intrigante, abbastanza interessante. Nulla da dire, quindi niente riassunto. Se volete trovate il link in descrizione, così come trovate il link anche delle patatine azzurre che ho appena assaggiato, nel caso vorreste provarle anche voi. Un saluto finale ovviamente anche a tutti i miei Patreons e ci vediamo alla prossima. Ciao!